maledetta. Riesci a capire tutta cromata e tu assai dici sì, costa una vita, niente da dare, ma ho il cuore malato e so che guarirei. Non dire no, non dire no, non dire no, 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 non dire no, no, non dire no. So che ami. E bentornati, cari teleascoltatori del Filosofo del Rock. Ennesima puntata. Questo mercoledì, come sempre, in diretta. E come avrete visto dal titolo, la puntata si chiama L'improvvisazione. Ma non sentirete in questa puntata nessuna improvvisazione di tipo jazz, come forse vi sareste aspettati, ma un'improvvisazione di tipo radiofonico. Nel senso che, e non avendo preparato una puntata vera e propria, abbiamo deciso di fare una puntata un po' più leggera. Io volevo condividere con voi la mia playlist. Queste sono canzoni che io abitualmente mi ascolto e secondo me dovrebbero essere in ogni playlist che si rispetta. Quindi partiamo subito con la musica. Alleggeriamo un po' i toni con un pezzo veramente fantastico. Parliamo di Pearl Jam, che abbiamo più volte citato nelle nostre puntate. Come avrete capito, sono un grandissimo fan. E da un pezzo dell'album di Yield, pubblicato nel 98, e lo ricorderete questo album. Questa canzone è una canzone molto delicata, una canzone d'amore se vogliamo, ma che parla dell'amore in una maniera veramente particolare. Ecco, un wishlist vuol dire la lista dei desideri, e praticamente non è altro che appunto l'enumerazione dei desideri del buon Vedder. Andiamo ad ascoltarla. I wish I was a sacrifice.
Scultura. Ehi tu, ascolta Rock Radio Scultura. Rock Radio Scultura. Bastardo spoglia ti ascolta Rock Radio Scultura. Se non sono servito di digitale, cioè allora ascolta Rock Radio Scultura. Rock Radio Scultura. Eccoci di nuovo in studio col filosofo del rock. Ringraziamo come sempre Rand Boy per questi fantastici brani che intervalliamo alla nostra playlist. Abbiamo sentito un pezzo degli anni 90, come abbiamo detto, dei grandissimi Pearl Jam, e adesso invece continuiamo con una pubblicazione discografica del 2007 che uscì in Brasile, e fu un pezzo tratto da un album della cantante brasiliana Vanessa da Mata, cantante molto brava, molto bella. Infatti vi invito di andare a vedervi il video su YouTube, perché merita veramente, che registrò appunto una versione assieme al nostro grandissimo Ben Harper. Abbiamo parlato anche l'ultima volta quando, a proposito del gospel, di questo autore, e qui dimostra come sempre la sua grande apertura mentale verso tutti i tipi di musica, trasformando questa canzone dalla tipica sonorità brasiliana sudamericana in un pezzo quasi funky, quasi soul. Il pezzo è veramente divertentissimo, allo stesso tempo profondo, e vedo qui su Wikipedia che è stato catalogato come folk rock. Anche questa è una cosa interessante. Detto ciò, ragazzi, godiamoci questa canzone che si chiama Boa Sorte, Good Luck.
like me though. Everything you want and you give me is too much. Sa. Buonasera, buonasera, benvenuti in Frank Zapping, programma metropolitano. E oggi su Rock Radio Scultura. Rock Radio Scultura. Hola chicos, Rock Radio Scultura. Benvenuti ragazzi a questo nuovo appuntamento di LSD solo su Rock Radio Scultura. Miau a tutti. E allora signore e signori, ora si inizia a ballare. Come sempre in Siria Rock Gossip c'è il nostro momento Slash. Raga, cioè, la musica è bella perché varia, la musica è... Non volevo parafrasare il mitico Amaro Ramazzotti. Eccoci qua, La Paura fa 90, DJ Bruttini, Rock Radio Scultura, programma interamente dedicato alla musica anni 90. Rock Ramma, il programma per nerd che amano la musica artistica. Pezzo veramente meraviglioso. Siamo arrivati al momento dei saluti, ragazzi. Io sono Rant Boy, avete ascoltato Controcultura, un programma musicale dedicato agli anni 60. Questa è Lux in Translation. Mandateci i vostri mix, le vostre composizioni più assurde, un suono di una lavatrice, mandateci quello che volete, ma mandateci. Bentornati nello spazio del filosofo del rock. Un bacio rock dalla vostra Alice di Rock Songs X-Ray. È il nostro jingle. La primissima puntata di Corsia di Emergenza, un programma dedicato alla musica emergente. Ciao a tutti tranne che alle major. Ciao a tutti tranne che alle major. Ciao a tutti tranne che alle major. Ciao. Il padrone di casa quando scoprì che non ero un decoratore di interni gay mi rincorse con una pistola. Rock in scultura. Yeah. The pen is on the table. In italiano si traduce la penna è sul tavolo. In sardo è Sabina e sopra la mesa. Eccoci tornati in studio con il filosofo del rock a questa puntata improvvisata, non sull'improvvisazione come poteva far intendere il titolo. E abbiamo sentito questo pezzo, come dicevamo prima, veramente molto particolare. Abbiamo sentito questi due sound miscelati insieme ad arte, come sempre fa il nostro band. E invece ora continuiamo con un'altra band che abbiamo già sentito per voi che ci seguite. E parliamo dei Cake. E questa volta siamo andati a pescare una canzone che parla del monossido di carbonio. Come tutti sappiamo, questo è un grosso problema, cerchiamo di non pensarci, però è bene che anche nel tagliatori rock c'è qualcuno che ci ricorda che c'è troppo monossido di carbonio. Too much carbon monoxide for me to bear. After car, after truck, after this my lungs will be so fucked up. I wish I was in that Mercedes Benz, sealed away from my sins. I'd have the music high going 95. We'll be right back.
after car after truck. After this, my lungs will be so fucked up. I wish I wasn't just a pedestrian breathing all this in. I look up at that gray sky, it makes me want to. Beh, come si chiama il mio programma? Prossimamente. Con me. Cioè, che sono io, Siria. No, ho sbagliato. Siria sono io. Siria Rock Gossip. Lo sapevate che nel 1961... Siria Rock Gossip. Classica strapocasta e sambasta. Siria Rock Gossip. Siria Rock Gossip. Siria Rock Gossip. 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 Ogni settimana Siria Rock Gossip. Nella copertina di Peppers su Rock Radio Scultura. Eccoci di nuovo dopo questo entusiasmante live del fantastico pezzo di Chuck Berry, Johnny Be Good. Ci ha veramente dato una sferzata di carica e di voglia di continuare in questa opera di conoscenza del rock. Detto ciò, continuiamo con la nostra playlist liberamente tratta. Ricordo che appunto la puntata di oggi non ha un filo conduttore da un punto di vista filosofico, ma semplicemente è un insieme di brani che personalmente amo. E l'artista che andiamo ad ascoltare è un artista un po' impronunciabile. Io adesso ci proverò, adesso qua davanti con Wikipedia. Si chiama Israel Kamakawiwoole. È un artista proveniente dalle isole Hawaii, uno bello grosso, l'avrete visto senz'altro nel video, perché questa canzone è diventata famosa proprio perché è un medley tra Somewhere Over the Rainbow, che vado a leggere, fu scritta nel 1939 per Harold Arlen e interpretata per Judy Garland, inserita nella colonna sonora del film Mago di Oz, e la famosissima canzone What a Wonderful World, successo di Louis Armstrong. E la versione appunto fatta con l'ukulele restituisce a questi pezzi, che nelle colonne sonore appunto risultavano un po' vecchio stile, una freschezza, e rivela tutta la bellezza melodica di questo semplice tema. Da qualche parte laddove arriva l'arcobaleno. Che, mi sono sfogliato.
Vaticano e vi guardo, ordino che tutti ascoltino gli Yes, vedo questo davanti a me, popolo. Place to play.
Eccoci di nuovo in onda con il filosofo del rock, questa puntata sull'improvvisazione. Ne approfittiamo per salutare il nostro ascoltatore Giovanni Locci, che ci chiede di ripetere il titolo delle canzoni perché le vuole imparare con la chitarra. Noi ti diciamo bravo Giovanni, perché le sue queste sono canzoni veramente belle da ascoltare, ma è veramente bello impararle, perché si parte, diciamo, ad imparare delle canzoni da dei grandissimi artisti. Allora vado a ripeterti le canzoni che abbiamo messo in scaletta. Non sono forse in quest'ordine. Quella che abbiamo appena sentito è Israel Kama Kawi Wole e Somewhere Over the Rainbow. E la canzone di prima invece era dei Cake, si chiama Carbon Monoxide, e adesso non ricordo esattamente l'album, ma è uno dei primi, forse del 94 o del 95. E abbiamo invece poi abbiamo sentito Vanessa D'Amata con Ben Harper. La canzone era, aiutami, DJ Frank, Boa Sorci, Good Luck. E anche quella abbastanza semplice con la chitarra. Chiaramente è difficile dare la stessa interpretazione che danno questi due grandissimi. E la prima invece non mi ricordo cosa abbiamo messo. Pearl Jam, si chiamava la canzone Wishlist, contenuta nell'album Yield del 1998. Speriamo di essere stati chiari. Comunque ricordiamo a Giovanni, ma anche a tutti gli altri ascoltatori, che se voi andate su Spreaker Rock Radio Scultura trovate il podcast della puntata del Filosofo del Rock, ma anche di altri programmi, no? Perché no? E quindi basta che andate lì e all'interno della puntata potete riascoltare tutti i singoli brani, anche senza ascoltare il nostro contributo. Ascoltatelo però, ovviamente. Però ecco, per dire, uno vuole riascoltarsi un brano, no? Può farlo, non è che... noi non lo veniamo a sapere, insomma, se saltate il parlato. Quelli di Spreaker si raccomandano di non dire questa cosa, di non ascoltare i singoli brani. Esatto, però noi siamo controcorrente, se ne fottiamo e via. Ok, detto questo, andiamo a presentare l'ultimo pezzo della playlist, e un pezzo di Mumford & Sons di cui abbiamo parlato l'ultima volta, no, forse due volte fa. È un gruppo veramente fantastico, diciamo, non ho altre parole, inutile scendere in tecnicismi, perché quando si ascolta, diciamo, con la mente aperta un pezzo come questo si può solo rimanere a bocca aperta. Il pezzo si chiama I Gave You All, tratto da Side No More. Rip the earth in two with your mind, and seal the urge which ensues when brass wires. I never meant you any harm. Your tears feel warm as they fall on my forearm. Close my eyes for a while and force from the world a patient smile. Better than ours, shoulder to shoulder, now brother, we carry no arms. And the blind man sleeps in the doorway, his home. If only I had an enemy bigger than my apathy, I could have won.
Eccoci, tornati in onda, siamo alla fine della nostra puntata del filosofo, speriamo che vi siate divertiti, che abbiate preso nota di questi brani, che li vogliate appunto inserire nella vostra playlist, questo era un po' il tema, un po' scherzoso. E niente, vi ricordo sempre i nostri contatti, sia sulla pagina Facebook, cercate il Filosofo del Rock, non ne troverete molti, quindi non potete sbagliare. Stessa cosa vale per Twitter, che a noi piace molto, poi fate voi, insomma, so che spesso non tutti ce l'hanno. E detto ciò, finiamo e vi lasciamo, ecco, con un'interpretazione insieme a Rand Boy di un grandissimo pezzo di Ben Harper. La canzone si chiama Diamonds on the Inside. E niente, perdonateci le inesattezze, ma viva l'improvvisazione. Ci vediamo mercoledì prossimo. Ciao a tutti. New girl, her name was Truth. She was a horrible liar. She couldn't spend one day alone, but she couldn't be satisfied. When you have everything, you have everything to lose. She made herself a bed of nails, and she's planning on putting it to use. But she had diamonds on the inside. She had diamonds on the inside. She had diamonds on inside. Diamonds. A candle throws its light into the darkness. In the next world, so shines a good deed. Make sure the fortune that you seek is the fortune that you need. So tell me why first asked is the last to give every time. And what you say and do not mean, follow close behind. She had diamonds on the inside. She had diamonds on the inside. She had diamonds on the inside. Diamonds.
soldier long standing under fire. And a change comes to relief. Let the giver's name remain unspoken. She's just a generous thief. But she had diamonds on the inside. She had diamonds on the inside. And she wore diamonds on the inside. She wore diamonds. Oh, diamonds. She had diamonds. She wore diamonds. Diamonds.